vogliamo leggere nella prima lettera di Pietro al capitolo 2, dal verso 9 e il verso 10. Ci vogliamo alzare in piedi, fratelli? Prima lettera di Pietro, capitolo 9, capitolo 2, scusate, verso 9 e 10. Prima Pietro 2, 9 e 10. Ma voi siete una stirpe eletta, un sacerdozio regale, una gente santa, un popolo che Dio si è acquistato, perché proclamiate le virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla sua luce meravigliosa. Voi che prima non eravate un popolo, ma ora siete il popolo di Dio. Voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Signore, abbiamo bisogno che la tua parola scruti i nostri cuori, Signore, e arriva in profondità per, Signore, fare del bene alla nostra vita, Signore. Tu che ci conosci meglio di noi stessi, abbiamo bisogno di te e della tua parola. Nel nome di Gesù, benedetto in eterno. Accomodatevi, fratelli. Sono due versi meravigliosi, sono due versi che racchiudono la grazia di Dio e quello che Dio ha fatto nella vita di ognuno di noi, ma non solo singolarmente, ma anche come popolo, anche come chiesa, anche come comunità. Infatti il verso 9 ci parla di una stirpe eletta e di un sacerdozio regale e una gente santa. Che bello, fratelli, che bello ricevere dei complimenti dal Signore. Io mi sento onorato. È bello quando riceviamo dei complimenti. È bello quando qualcuno ci dice una bella parola. È bello quando qualcuno si rende conto anche delle nostre capacità e quindi ci elogia in un certo qual modo. Ma è ancora più bello quando lo fa il Signore. È ancora più bello quando è il Signore che ci dice: voi siete una stirpe eletta. Cioè sta dicendo: voi non siete come tutti quanti gli altri. Voi non siete come un popolo normale. Ora vedremo questo popolo, perché sarà il fulcro della nostra predicazione. Non siete come tanti altri che possono essere dei religiosi, che possono essere delle persone che conoscono anche la Bibbia, delle persone che conoscono tutti i libri di altre religioni, che no, voi siete una stirpe eletta, cioè siamo stati elevati, fratelli, sopra altri popoli, e questo solo grazie a Cristo Gesù, il nostro Signore. Si è un sacerdozio regale, una gente santa. Che bello, fratelli, che il Signore ci vede come gente santa. Che bello che il Signore ci vede come delle persone sante. Nel libro del Levitico è scritto: siate santi, perché io sono santo. I santi non sono quelli che fa l'uomo. I santi non sono quelli che vediamo raffigurati con l'aureola in testa, non sono quelli santi. I santi sono coloro che hanno Gesù nella propria vita. I santi siamo noi, fratelli, e questo deve essere un motivo di vanto per ognuno di noi. Questo deve essere un motivo di orgoglio per la nostra vita, di essere santi, perché Dio ci ha dichiarati santi. E noi siamo onorati di questo. E poi siamo un popolo che Dio si è acquistato. Fratelli, come dice il verso 10, perché prima non eravamo un popolo. Ed è vero, non eravamo un popolo. Dio ci ha acquistato, e Gesù ci ha acquistato con il suo prezioso sangue, e siamo diventati
un popolo. Il popolo, fratelli, il popolo è una collettività, è un insieme di persone che deve realizzare l'unità, che deve realizzare determinati progetti tutti insieme. Io, fratelli, non faccio politica e non ne capisco più di tanto, ma quello che dovrebbe essere un popolo è un insieme, un popolo democratico, dovrebbe essere un popolo che insieme raggiunge determinati obiettivi senza avere, come dire, contraddizioni, senza scontrarsi, ma insieme ragionare per raggiungere il bene della collettività, per raggiungere il bene di dove ci troviamo. Ecco, forse la politica, non so, nazionale, europea, mondiale, forse su questo, non lo so, non ci rappresenta, ma come popolo di Dio, siccome siamo stati elevati, siccome siamo gente santa, questo popolo che è stato acquistato col sangue di Cristo Gesù ha un unico obiettivo, quello di servire il Signore, quello di far conoscere alla collettività che c'è un Dio che ci può elevare sopra dei popoli che non hanno il Signore. Gloria a Dio. Io e te, fratelli, dobbiamo ringraziare il Signore dalla mattina alla sera perché ci ha reso un popolo. Tu non sei da solo, io non sono da solo, ma c'è un popolo che è stato acquistato, colui che ci ha chiamati dalle tenebre alla sua meravigliosa luce. E mi piace Pietro, perché non dice solo luce, ma sottolinea una luce meravigliosa, perché questa luce va oltre la luce umana, perché è una luce divina, egli è il sole della giustizia, è colui che illumina la nostra vita. Fratelli, che popolo meraviglioso apparteniamo! Noi, fratelli, abbiamo la possibilità di non essere più un singolo, ma di essere un popolo con gli stessi obiettivi, quelli di servirlo e soprattutto raggiungere la meta, di raggiungere il cielo, fratelli, di raggiungere le promesse che Dio ci ha detto. Fratelli, se noi non fossimo stati un popolo, noi tante promesse che Dio ci ha fatto, che Gesù ci ha lasciato, non le potevamo raggiungere, perché è il popolo che fa la forza per poter portare avanti determinati progetti. È il popolo che ti permette di rimanere in piedi, perché in mezzo al popolo, se c'è qualcuno più debole, ce lo possiamo caricare sulle spalle, lo possiamo portare, lo possiamo incoraggiare, e quindi in mezzo al popolo tu puoi ricevere quella cura che quando ti trovi da solo non la puoi ricevere. I nostri fratelli sono importanti, voi siete importanti per me e spero di essere importante per voi, perché facciamo parte di un unico popolo. I nostri fratelli sono importanti. Oggi è più difficile abbracciarsi per tutte queste situazioni, ma è bello quando vedi un fratello e ti abbraccia, e ti abbraccia pure forte. Ci sono alcuni fratelli che quando ti abbracciano ti fanno sentire proprio il loro calore, poi sono altri che ti danno la pacca sulla spalla e poi se ne vanno. Poi sono quelli là che ti fanno proprio sentire il calore di quell'amore di far parte della stessa famiglia, di quell'amore di cui noi abbiamo bisogno, fratelli, di quell'amore che Dio ha messo nella nostra vita. E questo lo possiamo sperimentare se facciamo parte del popolo che Dio si è acquistato, il popolo di cui noi facciamo parte. Fratelli, più noi
siamo consapevoli di questo e più abbiamo la forza di andare avanti. In questo mese che sono stato a casa, il telefono squillava sempre, perché i fratelli mandavano i messaggi o chiamavano, dice dai, preghiamo, preghiamo. E non era solo un semplice messaggio. Tu sentivi che facevi parte di quella famiglia, che fai parte di quella famiglia. Preghiamo per te, preghiamo. E così io con altri fratelli con me. Questo è il popolo, fratelli. Il popolo non si disinteressa dei bisogni dei suoi fratelli, delle sue sorelle. Il popolo, per raggiungere insieme determinati obiettivi, deve essere unito. È vero, quando ci sono dei progetti in ballo, ci sono delle cose da fare, ci possono essere delle divergenze di pensiero, ci possono essere dei dibattiti, ma tutto quello che il popolo di Dio ha nel cuore lo vuole fare nel migliore dei modi, per raggiungere quello che Dio ha messo nella nostra vita. Io non so se tu stai pregando per qualche progetto per la tua vita, per la tua famiglia, ma soprattutto so se stai pregando per qualche progetto nell'opera di Dio, per l'opera di Dio. Lo potrai esaudire questo progetto, questo desiderio, solo se fai parte del popolo riscattato, dove è Dio che guida ogni cosa, dove è Dio che prende il controllo dei nostri anche pensieri, è Dio che ci mette davanti a noi il pensiero per raggiungere al meglio quegli obiettivi. Fratelli, se noi abbiamo dato la nostra vita per il Signore e abbiamo deciso di far parte di questo meraviglioso popolo, è perché in questo popolo abbiamo trovato colui che ci ha riscattato. Non abbiamo trovato un uomo che può sbagliare, ma abbiamo trovato il Signore. Non abbiamo trovato a capo di questo popolo un uomo forse ricco, forse che ha il controllo chissà di nazioni in mano. No, egli è il creatore dei cieli e della terra ed è il creatore anche di questo meraviglioso popolo di cui io e te ne facciamo parte. Questo è quello che ci rende felici, questo è quello che ci rende onorati di far parte di questo popolo. Ma ora dirà Pietro, voi siete il popolo di Dio, voi che non avevate ottenuto misericordia, ma ora avete ottenuto misericordia. Forse in questo mondo eravamo anche spavaldi per le nostre conoscenze, per il lavoro che svolgiamo, e forse pensavamo di far parte di un popolo che poteva forse restituire quello che noi abbiamo dato. Forse a volte noi pensiamo che siamo quasi indispensabili. Non è così, fratelli, non è così. Nel popolo di Dio, dal primo all'ultimo, se c'è un primo e un ultimo, noi facciamo così, da chi si è convertito prima a chi si è convertito per ultimo, ma nel popolo di Dio non c'è un primo e un ultimo, c'è il primo che è Gesù. Amen, fratelli, c'è il primo che è Gesù. Poi il resto siamo tutti figli di Dio con responsabilità diverse che dovremo dare conto. Chi ha più responsabilità dovrà dare più conto davanti al Signore di chi ne ha meno. Ma tutti dovremmo dare conto al Signore, ma siamo tutti figli di Dio e questo è quello che ci consola. Amen. Che Dio non fa differenza, Dio non ha riguardi personali. Dio non ha riguardi personali. Dio non ci valuta in base alla nostra intelligenza, in base alla nostra bellezza, in base alla nostra altezza, in base alle nostre capacità, no. Perché se Dio avesse dovuto fare, un po' come si fa quando si cerca lavoro, valutare il nostro curriculum, Dio ci avrebbe scartato subito. Sapete, quando sono arrivato qui, ormai sono quasi 12 anni che sono arrivato qui,
E giustamente dovevo trovare lavoro. Avevo preparato il mio curriculum e andavo consegnando i curriculum. E quando andavo lì, sembrava che tutti mi dessero una speranza. Allora tornavo a casa e dicevo a mia moglie: è la volta giusta, è la volta buona che inizio a lavorare. È la volta buona, è la volta buona. Sono passati 2 anni. E dopo 2 anni ho fatto 3 mesi come postino. A volte, fratelli, l'uomo ci considera in base al nostro curriculum. Dio non ci considera in base al nostro curriculum, perché se no lo doveva strappare. Anzi, manco lo leggeva il nostro curriculum, perché eravamo sporchi, peccatori, offendavamo il nome del Signore. Eppure Dio è venuto e si è presentato nella nostra vita e non ci ha chiesto il curriculum, ci ha chiesto il cuore. Non ci ha chiesto cosa sai fare, ci ha chiesto: vieni che ti faccio far parte di un meraviglioso popolo. Il Signore non ci ha chiesto quali erano le nostre mansioni o capacità, ma il Signore ci ha chiesto: vuoi essere lavato col mio prezioso sangue? Questo è quello che ci ha chiesto il Signore. Oh, egli ha avuto misericordia per ognuno di noi. Egli non ha avuto l'ardire di dire: no, tu a me non piaci. Quante volte noi l'abbiamo detto, forse di qualcuno: a me non piace, tengo le distanze. Per come eravamo noi, Dio non poteva proprio avvicinarsi in base alla sua santità a me e a te. Eppure egli è venuto. Eppure egli si è avvicinato. Si è chinato sulla nostra vita. E non ci ha chiesto il conto. Anzi, ha detto: vuoi ricominciare una nuova vita? Chissà se il Signore ci avesse chiesto il conto dei nostri peccati. E qua non c'è niente da fare. E qui non possiamo fare niente, no. Infatti non si parla di una vita ristrutturata, dove ci sono le fondamenta vecchie. Ma quando Gesù ci parla di una vita nuova. Ci parla di una vita nuova. Dio non ha ristrutturato la nostra vita, non ha lasciato le pareti di quando eravamo nel mondo. Il nostro carattere deve essere ancora modellato, ma finché siamo su questa terra, sulla ruota del vasaio, saliamo e scendiamo, finché siamo su questa terra, perché dobbiamo arrivare dall'altra parte che il Signore ci dirà: bene hai fatto, mio fedele servitore, ben hai fatto. Ma questo non significa che noi siamo arrivati a qualche parte, non siamo arrivati da nessuna parte, fratelli. Noi continuiamo a lavorare per il Signore come popolo di Dio. Io e te siamo il popolo di Dio che Lui ci ha acquistato e ci ha acquistato con la vita del suo prezioso figlio, con il suo caro figlio. Noi fratelli, e ho concluso, abbiamo la necessità di stare in mezzo al popolo di Dio. Abbiamo il bisogno di stare in mezzo al popolo di Dio, non in mezzo ai religiosi, non in mezzo alle persone che possono conoscere teoricamente il Signore, ma noi vogliamo far parte di quelle persone che hanno sperimentato la grazia di Dio, perché il popolo di Dio è formato da queste persone che si trovano con una vita cambiata, con delle fondamenta cambiate. Preghiamo il Signore che la nostra vita
sia un terreno edificabile. Sapete la differenza, no? Tra un terreno edificabile e non edificabile. Su un terreno edificabile tu puoi costruire, puoi avere la possibilità di costruire. Terreno non edificabile non ti daranno mai la concessione, perché è pericoloso, perché non puoi fare delle fondamenta. Signore, fa che la mia vita sia un terreno edificabile. Sia che fa che la mia vita possa essere un terreno dove il Signore stesso possa mettere mattone su mattone per costruire e costruire, perché la nostra vita è una vita nuova, la nostra vita è una vita santa, perché io e te siamo una stirpe eletta. Questo è quello che Dio vuole dalla nostra vita. Oh, Dio non ti caccerà mai dal suo ovile, dal suo popolo. Tante volte le nostre decisioni ci hanno portato ad essere esclusi dal popolo di Dio. Signore, aiutaci ad ascoltare la tua voce. Aiutaci a contemplare. Quando vediamo i nostri fratelli, possiamo rallegrarci e possiamo dire: che bello, faccio parte di un popolo santo. Faccio parte di una stirpe eletta. Sì, siamo pieni di difetti, e che nessuno si offenda, tutti siamo pieni di difetti, ma siamo un popolo santo, fratelli, perché ci siamo affidati a colui che è il Santo, e non ce n'è altri al di fuori del nostro Signore. Alziamoci all'impiedi e ringraziamo in nome del Signore. Gloria a Dio.